siamo tutti una terra particolare. È una splendida occasione. Direttore, Presidente, grazie per aver accettato questo invito. Noi siamo veramente estremamente felici. Noi speriamo di lasciarle nel cuore un pezzettino di questa isola. Lei alla fine del nostro incontro mi dica se ci siamo riusciti. Sono sicuro. Le presento il comandante di reparto, il dirigente aggiunto Pro Artigiano. Piacere. Gabriella è una persona straordinaria. Questo laboratorio lavora dei presepi che per noi è cultura. Sì. Perché i ritmi del lavoro? Sì, perché loro Sì, queste sono delle testine che hanno prodotto i ragazzi. E, diciamo, sono le testine che poi compongono i pastori, quelli lì che sono molto belle nel dettaglio. Queste sono delle testine che hanno gli occhi in vetro, ad esempio. Mamma mia, che prezzo! E un ragazzo, per esempio, ha voluto realizzare AMSIC, quindi ha voluto personalizzare, cosa che tra l'altro nella tradizione napoletana c'è, di inserire anche il pastore che ha delle caratteristiche. L'abbiamo creato, diciamo, apposta pensando a lei, sì, perché diciamo abbiamo ripreso questi elementi di legno e li abbiamo riciclati in questo modo, creando come delle scarabattole. Complimenti, è un'opera d'arte davvero, complimenti. Grazie. Grazie Presidente. Vedere il percorso dalle cose iniziali fino al prodotto finale è straordinario. Complimenti ragazzi, auguri. Grazie. L'Esposito è un artista napoletano notissimo che ci sta dando una mano. Francesca Lezzi è la maestra di decoro, Antimo De Santis è il maestro del torneo. Non ha costi, non ha spese. Sta realizzando un progetto del quale siamo particolarmente fieri in collaborazione con la Questura. La Questura di Napoli ha deciso di realizzare uno spazio per l'ascolto delle vittime di violenza. E con il maestro Esposito e i maestri i ragazzi hanno pensato, unendo due laboratori, quello del metallo e quello della ceramica, e quindi questa casa che poi è diventata un po' il simbolo di questo progetto. Infatti là ci sono tanti tozzetti con tante case differenti, ogni ragazzo disegna la sua casa, scrive la sua frase, quindi questa idea di casa, di contenitore di tante cose belle, di sicurezza, di arte, di cultura insieme. E quindi questa è un'occasione buona per lavorare con questi ragazzi che sono bravissimi. Bravo. Complimenti ragazzi, sono davvero bellissimo. Vede tra l'altro Presidente come la casa diventa, vuoi ripetere? Sì, più nuovo di prima. Magari quello che hai sfruttato per peggio, lo usi in meglio, quindi ti metti a posto, ti trovi un lavoro, poi ti porti un futuro per me. Mentre aveva questa grande passione per il disegno e per il decoro, e abbiamo deciso che in qualche maniera valeva la pena sostenerlo, per cui lei oggi si sente realizzata, perché ormai fa ciò che lei sente di essere. E da qualche tempo porta a servizio dei nostri ragazzi questa sua esperienza con la lavorazione dei metalli. Sì, il nostro progetto nasce, diciamo, da un'età incardinato, apparentemente calamitata. Sì. Di un'associazione che si chiama Solo Optimist. Bello. E festeggia 100 anni, diciamo, l'associazione, hanno voluto creare questo oggetto. Dai primi 100 pezzi ordinati siamo arrivati a 1500, proprio perché il prodotto è piaciuto tanto. Guarda, infatti, come è bello. Pasticceria. Buongiorno, presente. Maestro Ciro. Vabbè, diciamo, come la vogliamo definire questa esperienza? Sì. Imprenditoriale. Loro ci manteniamo con quello che riusciamo man mano, anno per anno, grazie a Dio. La qualità del prodotto, perché per noi era importante che il feedback che ci fosse dal punto di vista sociale fosse associare quello che fanno i ragazzi con il buono. Tutto lo facciamo per genuino, magari. Certo, tutto. Cerchiamo veramente di creare tutto come si faceva una volta. Una bella risposta da parte di chi ne fa uso. Sì, devo dire che chi assaggia i nostri prodotti ritorna, e questo ci ha permesso anche di fare una buona attività di catering esterno. La struttura è una villa per ricevimenti, quindi bene. È anche una buona testimonianza di lavoro. Sì. Digitalizzazione del mondo del carcere, lì darà un contributo sicuramente prezioso.
Tutto napoletano, gli arancini ho deciso di dedicare l'attività di formazione alle noi privilegiamo i ragazzi, mi dicono che io ho più attenzione per i maschietti, quindi ogni tanto devo pagare pegno. Hanno ragione. Se avrà piacere possiamo venire a far assaggiare qualcosa dei ragazzi. Vediamo. Auguri. Grazie. E ancora oggi, malgrado sia in pensione, continua a darci una mano a titolo volontario. Mi ha conosciuto e avviato tanti, tantissimi. Era un racconto che io devo condividere con lei, perché c'era il presidente Scalfaro che aveva una particolare sintonia con un Peppino, per cui lui racconta sempre che un giorno... Quando invece è venuto a fare la visita, non ha voluto nessuno del personale che l'accompagnava. E ci siamo chiusi qua nel refettorio con tutti assieme ragazzi. Alla figlia, con tutti i ragazzi, stavamo io e mia moglie e ci si raccontava le barzellette. Ricordo. Sì. Questa è una pizza che i ragazzi hanno dedicato al presidente. Grazie. Questo è il regno di Napoli, fatto con i pomodorini, i datterini, così è già che sono i colori del nostro confalone. Felice Luminella fa parte con la sua cooperativa della comunità delle opere e da molto tempo ci dà una mano. Il maestro Veloso, presidente, ci fanno aiutare a farle vedere e qualcuno ha accompagnato alla scelta delle foto una frase e una l'abbiamo oggi sono parenti e famiglia, forse domani con famiglia. Dare questo. Ci sono scritto i nomi nostri, grazie. Una dedica, molto. Una dedica. E se gentilmente ci firma questo che ce lo teniamo noi in ricordo di questa visita. Volentieri, certamente. Allora, questa glielo grazie. Questa. Grazie presidente. Grazie a voi ragazzi. Grazie. Ti ringrazio molto. Si rovina la capigliatura. E Salvatore Capelli ci tiene molto, presidente, come può notare. Buongiorno, signor presidente. Lei, signor presidente, perché è venuto a far visita a noi ragazzi di Nisida? Siete in grande parte siete cittadine e cittadini italiani. Qualcuno fra voi è di alta nazionalità, ma vive in Italia. Con la gran parte quindi siamo concittadini, ma anche gli altri sono nel nostro paese. Io sono il Presidente della Repubblica, sono anche il vostro Presidente, rappresento anche voi. Non è sufficiente che io senta di rappresentare voi come vostri coetanei al di fuori di questa isola. Io ho il compito, il dovere e l'interesse anche, l'attenzione di occuparmi e preoccuparmi della vostra condizione, come di quella dei vostri coetanei, sono, ripeto, fuori a questa isola. Di occuparmi e preoccuparmi anche del vostro futuro. Vedete, ciascuno di noi, lo ricordava poc'anzi la ministra Cartabia, che ringrazio, ciascuno di noi è titolare di un'esperienza umana unica e non ripetibile. Siamo tutti, ciascuno di noi ha un percorso umano assolutamente irripetibile e quindi prezioso. Prezioso non soltanto per ciascuno, per se stessi, prezioso per la comunità, per il contributo che si può recare alla comunità, che si deve recare alla comunità. Per questo qui c'è una grande, intensa attività che cerca di orientare verso attività verso che contribuiscono alla vita sociale. Ecco, questo è il mio compito è questo, preoccuparmi della vostra condizione e del vostro futuro, così come di quello dei coetanei che sono altrove in qualunque parte del nostro paese, e far capire che mi occupo e mi preoccupo anche della vostra condizione. Questo è il motivo, è molto semplice. Quando l'Italia ha segnato, che emozione ha provato? Quando poi alla fine della partita i calciatori inglesi si sono tolti la maglia e la medaglia, lei si è dispiaciuto? Anzitutto grazie per l'intervento di poc'anzi.
Vedete, il gol è stato una liberazione perché, sapete, lo stadio di Londra, Wembley, è uno stadio particolare, molto, era stracolmo, comprensibilmente, dei tifosi inglesi che aspettavano la vittoria della loro squadra, con un tifo assordante, perché non hanno fatto che cantare e gridare per sostenere i loro calciatori dall'inizio alla fine. Non c'è stato un istante in cui ci fosse un po' di silenzio, un frastuono, un rumore costante. E il gol dell'Italia è arrivato dopo un'ora di attesa. E io ho apprezzato molto quello che facevano i nostri calciatori, perché dopo il contraccolpo, lo shock del gol subito a freddo all'inizio, hanno iniziato a giocare bene. Non si sono dedicati a commettere falli, ad essere scorretti, ad aggredire gli avversari. Hanno cercato di giocare bene e lo hanno fatto. Accanto a me c'era il presidente della federazione Gioco Calcio, che mi ha detto a un certo punto, primo tempo: presidente, stiamo giocando meglio degli nostri, stiamo giocando meglio degli inglesi. Se facciamo un gol e pareggiamo, vinceremo la partita. E aveva ragione. Ecco, quindi quel gol è stata una liberazione, ma anche una... Per questo è stato coinvolgente anche per me. Mi è stato anche una... Mi è sembrato una sottolineatura dello sport, proprio perché i nostri calciatori hanno giocato correttamente, impegnandosi e giocando bene, hanno reso onore allo sport in questo modo. Anche per questo mi ha colpito quella scelta di alcuni calciatori inglesi di togliersi la medaglia d'argento dal collo. Non tutti, alcuni fra loro l'hanno mantenuta, due o tre l'hanno mantenuta. Capisco la delusione, erano convinti di vincere giocando nella loro città, nella loro capitale. Dopo il primo rigore sbagliato all'Italia, erano convinti di vincere probabilmente, quindi la delusione era forte. Ma nessuna delusione, nessun rammarico può superare il senso della sportività. Per questo ho apprezzato quelli degli inglesi che hanno mantenuto la medaglia, ma non tanto per rispetto alla squadra italiana che aveva la medaglia d'oro al collo, non aveva questo problema, ma rispetto alle altre squadre che avevano partecipato e che avrebbero potuto anche meritare di essere in finale. Qualcuno di voi forse ricorderà che la Spagna e la Danimarca nelle semifinali hanno giocato bene, meritavano di essere in finale anche loro. Ecco, togliersi, come sottovalutando, la medaglia del secondo posto è stata anche mancanza di riguardo, mi è parso, nei confronti delle altre squadre. Però nel nervosismo dopo partita si può perdonare questo, non bisogna sottolinearlo troppo. Quello che è stato importante è stato nel complesso l'affermazione dello sport che è venuto fuori da quella giornata. E per questo io sono stato contento al momento del gol, perché l'Italia pareggiava, si avviava a vincere, ma lo sport stava veramente affermandosi. Grazie. Buongiorno signor Presidente. Come mai i detenuti devono essere etichettati a vita anche se hanno dato prova concreta di adesione al programma di riabilitazione previsto dall'articolo 27 della Costituzione? Questa è una bella domanda, anche questa, molto, ed è particolarmente impegnativa. Parto da una cosa che avete sentito certamente altre volte: in qualunque comunità in cui si va insieme, ci sono delle regole, anche il gioco del calcio sono delle regole. Se un calciatore sgambetta un avversario perché a metà campo c'è una punizione, se lo fa vicino alla porta c'è un rigore. Ogni comunità che vive, in cui si vive insieme, ha delle regole. Nel nostro paese, come in tutti gli stati, in tutte le nazioni, queste regole sono le leggi. E le leggi sono... Un tempo erano decise dal sovrano, dal re o dai nobili del loro territorio. Adesso le decide il Parlamento, eletto dai cittadini, e quindi sono regole scelte dalla maggioranza dei cittadini. La violazione di queste regole crea una rottura in questo patto sociale di osservare le regole per vivere insieme.
e l'ordinamento e la comunità, la collettività reagisce in maniera graduata a secondo del tipo di violazione, della sua gravità, della gravità della violazione delle regole. Ora è vero che la detenzione rimane come traccia nel casellario giudiziario, non nei documenti, nel casellario, però questo non va sopravvalutato e non può diventare in alcun caso una sorta di marchio che rimane, preclude o fa emarginare. Vedete, faccio un esempio un po' banale. E quella frattura, quella violazione di regole è un po' come quando ci si ferisce, l'organismo, c'è una ferita, reagisce per chiuderla, per reagire. Quasi tutti abbiamo delle cicatrici, io ne ho una qui, ho 3 anni, sono caduto in una delle scale, ricordo ancora il dolore dell'intervento che mi hanno fatto in mezzo dei punti, a distanza di tanti decenni, non ci faccio più caso e nessuno ci fa caso, anche perché col tempo la cicatrice va scomparendo. Ecco, questo è la detenzione, una cicatrice che nel corso del tempo scompare con effetti e non va considerata più, perché non è la caratteristica della persona. Per questo è importante, al di là della permanenza nel casellario giudiziario della traccia della detenzione, che questo non sia in alcun caso motivo di emarginazione, di accantonamento, di preclusione. Vi sono tante persone che hanno avuto esperienze di detenzione e sono pienamente inserite con successo anche nella vita. Non è soltanto nei film che questo avviene, avviene nella realtà, anche nel nostro paese. Quello che è importante è il dovere dello Stato, e io sono qui per riaffermarlo, che questo non si tramuti in alcun caso in una sorta di macchia indelebile. Non è così, è una cicatrice che scompare, perché il dovere di agevolare il reinserimento, il protagonismo nella vita sociale, per quel che dicevo prima, ciascuno di noi, ciascuno di voi ha un'esperienza umana non ripetibile che può contribuire in maniera preziosa, importante alla vita di tutti. Ecco, questa prospettiva va garantita, e va garantita però non a parole, va garantita nei comportamenti dell'ordinamento, con i suoi interventi, le sue regole, le sue procedure, le sue iniziative, e con il comportamento sociale delle altre persone, con la fiducia. Poc'anzi la ministra parlava di speranza, lo ripeto anch'io, la speranza è la fiducia che occorre avere e sviluppare in maniera particolarmente forte. Ecco, questo è quello che mi sento di rispondere a questa domanda così interessante. Partendo, ripeto, dal valore di ciascuna persona, grazie per avermela fatta. Quel che ho detto non può limitarsi naturalmente alle parole del Presidente della Repubblica, deve essere tradotta in concreta realtà, in comportamenti reali nella vita sociale. Qui si stanno, poc'anzi ho visto insieme alla Ministra alcuni laboratori in cui siete impegnati, sono rimasto ammirato dalla qualità dei risultati, che consente per il futuro una proiezione di ottimismo e di fiducia per il protagonismo sociale nel futuro. Ecco, io mi permetto di incoraggiarvi a sviluppare molto questo per garantirvi un futuro che sia costruttivo e protagonista nella vita sociale. Ho visto alcuni disegni qua sulle mura di gabbiani che volano liberi sopra il mare, e sono tutte immagini che ho ritrovato anche in qualche disegno di ceramica, che sono il vostro futuro, in cui spiegare le vostre capacità di protagonismo sociale nell'avvenire. Vi faccio per questo molti auguri, ragazzi, molti davvero, ripetendovi l'apprezzamento per quello che ho visto nell'impegno che spiegate nei laboratori. Auguri, ragazzi, davvero con molta intensità e con grande fiducia nei vostri confronti. Auguri.